Eccolo. Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Come va intanto? Bene, bene. Ti ho già perso. Dai, tutto a Ok. posto. Sopra. Ah, perché ho staccato il wifi che ogni tanto qua Ok. è un po' così. Vai, non va. Sei a Venezia adesso? Bene, dai, c'è un po' il mio. Sì, c'è il mio mignolino, un po' così, però insomma. Allora, dai, facciamo prima Beh, questo aggiornamento sulle tue condizioni, intanto che si collega qualcuno. Per chi non lo sapesse, Luca ha deciso di santificare la giornata in Friuli Venezia Giulia insieme a me con la sua prima caduta su strada, provando sì, una figata. la mia nuova ethos. Sì, una figata, devo dire che proprio perfetto. No, Eh dai, sì, ho diciamo abbracciato che... l'asfalto, mi sono spalmato, sono rotolato. E niente, dai, a parte il mignolino che era messo così, zic, e l'ho tirato dritto in uno slancio di macismo. Trattasi di lussazione, mi hanno detto, sto pomeriggio vado Ok, dall'osteopata, eccetera. E niente, si rimargino le ferite. ok. Mi diceva Aldo, di Aldo, Giovanni e Giacomo, aspetta un attimo, si rimargina la ferita e via, dai, parla. No, mi dispiace perché devo dire che la giornata era uscita veramente perfetta, meteorologicamente parlando, meteo spettacolare e abbiamo fatto un bel giro, sono riuscito a Eh portarti in sì, posti caspita. diversi, dai, era veramente giusta. Poi nel momento di rilassatezza in ciclabile a 18 all'ora, veramente hai fatto un volo. Io non so dire come tu abbia fatto a farti così tanto, ma no, ma non è così tanto male. Come tu possa aver avuto tutte queste conseguenze, la maglietta Ho completamente... un'anima da showman. Sì, probabilmente sì. È stata una caduta molto scenica. Forse dovresti valutare di fare lo stuntman, ecco. Forse no, Forse perché no. Vabbè, fossi caduto comunque. così senza conseguenze, ma stuntman con una carriera brevissima, tipo da una Brevissimo. settimana, tumulato. Stuntman inciclabile. Molto bello, ma non bravissimo, No, tipo nelle sue bellissimo. scene, Bellissimo da sembra vero. vedere, esatto. No, dai, comunque, se io sono contento del giro al netto della caduta, ho visto che anche tu eri contento, Ma abbiamo certo, sì. toccato le tappe che volevi Fighissimo. vedere tu e che volevo mostrarti io. Adesso, ancora di più, a maggior ragione, devi tornare in Friuli Venezia Giulia per farti un altro giro, dai. Sì, vengo con l'integrale, pensavo. Con la pettorina, l'integrale, le protezioni sulle ginocchia. Sì, dai, Sì, sì, si anche i fa. parapolsi, tipo quelli che si usavano sui Sì, roller, non so se ti li esatto, ricordi. che bello, wow, stupendo, voglio vederti in outfit così. Vabbè, comunque, dai, adesso si sta connettendo un po' di gente. A parte che ho visto scorrere dei commenti. Ah, la bici come sta? La bici sta bene, non si è fatta niente se non un paio di graffietti sulla leva Si è spellato del un cambio. attimo un fodero, ma ho Ma sì, fatto tutto niente di io. che. Fatto sì. Tutti i danni sono su Luca. L'airbag umano sono stato io. Esatto. No, beh. Comunque, ciao a tutti. Abbiamo fatto questo aggiornamento e poi vedrete tutto nel dettaglio sia sul canale di Luca YouTube che sul mio canale. Un sacco di tempo Quindi per montare adesso. esatto, è tantissimo tempo per montare il video, però anche per prepararti alla Istria 300 tra Oh, yes. 2 settimane. Siamo qui per questo. E allora, la nostra idea, ma poi la spiegherai meglio tu, è seguire perfettamente la filosofia dell'evento. Siamo a fine stagione, nessuno ha voglia di fare robe esagerate, io per primo, e l'Istria 300 ha questa filosofia che stile Maratona delle Dolomiti, tu parti e poi vedi lungo il percorso che tipo di percorso vuoi pedalare. C'è il corto da 150 km, il medio da 220 Corto. e corto, e il lungo, ecco, se così è il corto, così è il lungo. È lungo da 300. Noi abbiamo
avuto dall'organizzazione alcuni pettorali per l'iscrizione gratuita e volevamo formare uno o due gruppi per pedalare comunque insieme e farci il giro sabato 9 ottobre. L'informazione è che le iscrizioni chiudono domani, quindi noi abbiamo ancora uno o due posti, quindi se qualcuno vuole venire a pedalare con noi, si faccia avanti che completiamo le iscrizioni, ecco. La filosofia la spiega Luca. Oddio, la filosofia. La filosofia del nostro giro, dai. Sì, beh, la filosofia del nostro giro è ovviamente, siccome mi chiedevano anche adesso, tipo, risposto a un paio di ragazzi, quanto tempo bisogna stare via, eccetera, io penso che abbia senso, almeno per chi viene dal nord Italia, noi siamo abbastanza avvantaggiati, tu ancora di più, però comunque Friuli, Veneto, comunque far la notte prima della gara fuori, così in maniera da dormire un attimino, eccetera, non far tutto in giornata. Poi la pedalata. Ovviamente io lo do per scontato, però magari non lo è per tutti, si fa in giornata e la sera chi vuole può anche rientrare oppure ci si può fermare una notte in più. E la mia idea nello specifico, non so se l'hai già detto, mi sono un attimo distratto, che tu farai la 125 mentre io la 225. Il corto è 150. Ah, 150, scusami, per un dislivello di 2-2. 2,6, 2,2, ok, mentre quello che faccio io è 3,6 di Sì. dislivello. A me piaceva l'idea, tipo mi sono iscritto con un paio di ragazzi che mi dicevano, sai, sono abbastanza allenato, pedalo qui e là, però io 200 km non li ho fatti mai. Siccome mi sono in un certo modo anche sentito identificato nella mia essere nuovo nell'ambiente del ciclismo, comunque, che quando sono partito per la Francia, il primo tappone che alla fine ho fatto 310 km. Non ne avevo mai fatti neanche 200, quindi ero allo sbaraglio, diciamo, cioè sapevo che in teoria avrei potuto farli, però è andata bene. Mi piaceva l'idea di portare con me, o comunque portare potenzialmente con me, poi se vorranno accorceranno, persone che non hanno mai fatto 200 km No, è un po' anche la mia idea. e che si sentono di farli, ovviamente, dai. Esatto. Mi piace l'idea di pedalare oltre confine perché, come hai visto l'altro giorno, basta veramente uscire 500 metri dall'altra parte per me in Slovenia, perché ce l'ho dietro casa, ma credo sia così anche in Croazia, e appunto voglio verificarlo. E c'è veramente, sembra una terra pensata per andare in bici. Le strade Veramente figo, sono mi è piaciuto tantissimo. tendenzialmente asfaltate decentemente, No, benissimo. Rispetto alle Dolomiti, benissimo. si può andare via tranquilli, c'è poco traffico perché almeno gli sloveni hanno asfaltato tantissime strade, ma non sono strade spesso trafficate. E appunto, a fine stagione, io mi sento di dire che probabilmente ho il fondo per pedalare 150 km, e se non ricordo male, la distanza più lunga che abbia mai pedalato, 150 o giù di lì, però Ok. non ho mai fatto 150 km con 2000 metri di dislivello, quindi la sfida, fra virgolette, con me stesso, per me è lì, non è tanto sulla distanza quanto sulla distanza con quel dislivello. L'Istra 300 è l'evento giusto per provare questa cosa qua. Siamo a Poi fine comunque stagione, in partiamo, autunno vediamo. col meteo, sperando ovviamente che ci Esatto. sia un buon meteo, le temperature Speriamo. sono top, nel senso che non è che fai del sudate. No, Insomma, esatto. speriamo, poi non è detto. Però Poi vediamo. è La figo. nostra idea è vederci, trovarci venerdì, il giorno prima dell'evento a Parenzo, alla mattina partenza ore 7, si parte tutti insieme e poi la tua idea è fare il medio da 2,20, la mia idea è comunque fare il corto da 150, sia per la mia autonomia, per quella che credo essere la mia autonomia, sia perché anche diverse persone che mi hanno scritto erano già dubbiose su lunghezza e dislivello del corto. Partiamo, la facciamo insieme. L'idea è pedalare appunto in gruppo per quanto possibile e poi vediamo cosa succede. Potrebbe essere che anche qualcuno dica: ok, voglio fare il 300, me la sento al bivio, prendo per il percorso del 300 e poi ci si vede la sera. Questa Certo, io già metto in idea. conto che comunque c'è cioè, nel mio ritmo di pedalata c'è la pausa pranzo. No, pausa pranzo, primo, secondo, dolce, ovviamente, però No, tipo certo, tosto, però. ecco chi, cioè si fa le pause. Sì, come Così, neanche a insomma. farla apposta, come abbiamo fatto l'altro giorno e come si fa Esatto. tipicamente. Cioè, tu dedichi quella giornata all'uscita in bici, nel nostro caso andremo in Croazia, in un posto dove io non ho mai pedalato,
ma ci sono stato con altri mezzi. Dedichiamo la giornata, facciamo le nostre soste e ce la gestiamo così, dai. Questa Esatto. è Sì, poi l'idea. insomma 225 con 3, 6, insomma via tra le 10 e le 12 ore, dai, più o Beh, meno, considerato che adesso alla non mi Gerovoma ricordo. hai fatto 3.000 metri di dislivello in 60 km, questi qua li puoi spalmare. Sì, poi sì, era Sì, più lunga, però erano tutti lì, ma erano erano tutte esatto. così. Forse meno, sì, perché erano 3-4 salite devastanti. Ok. No, secondo me abbiamo detto tutto. Se non ho visto, non ho tenuto gli occhi sui commenti, sinceramente adesso Non ho scorro visto se mentre parlo con scrivessero. te, ma se qualcuno vuole aggregarsi per il 9 ottobre pedalare con noi a Parenzo, oggi è il momento di farsi sentire perché domani chiudono le iscrizioni, quindi noi avremo a disposizione dei codici che ti permettono di completare gratuitamente l'iscrizione sul sito Istria 300, quindi molto molto semplice. Esatto, invitiamo a mandare altre candidature Ah, con un guarda, piccolo curriculum. esatto. Curriculum, a questo punto, visto che ormai ti ritieni un esperto, con curriculum di cadute No, per carità, conseguenze. per fortuna no. No, no. I No, vai, mountain cavolo. bike sono sempre stato un grande cascatore, devo dire la verità. Guarda, Però, pareciato al completo, insomma. anch'io porto i segni di una recente caduta in mountain bike, un over the bar super classico. Vabbè, ogni tanto succede. Per la legge dei grandi numeri, dopo N anni che vai in bici, una volta ogni tanto devi Sì, dai. timbrarla. È anche andata bene. A me in mountain bike è andata benissimo. Comunque, no, adesso scorrevo i commenti. I vostri canali top, complimenti. Devo dire che grazie a Luca sono tornato in bici dopo un infortunio in gravel particolarmente. Quindi vedi, questo Grazie. è un bel commento. Fa sempre piacere. Poi, altre cose... Non mi risulta. Un saluto a Luca che ammiro tantissimo. Grande, ciao Giulio. E Nonostante i capelli, niente. oggi vado a tagliarmeli, ragazzi, che ogni tanto mi scrivono nei commenti di video con che cosa ti pettini, con le bombe, eccetera. Oggi vado a tagliarmi i capelli. Povero, del bullismo sui capelli di Luca, anche no, dai. No, ma perché poi con le mani così ho fatto fatica a lavarle, allora è venuta tutta una cosa strana. Ci credo, ci credo. Vabbè, dai, io direi che questa diretta flash possiamo chiuderla. Ripeto che se volete venire con noi a Parenzo il 9 ottobre, scriveteci oggi, che domani chiudono le iscrizioni. E poi ci si vede in digitale sui canali o dal vivo, credo a questo punto alla Istria 300, non credo che ci Sì, dai, vedremo magari prima. facciamo Ok, una diretta la sera prima o qualcosa del genere. sì, mi Si potrebbe sembra fare. una buona idea. Davvero bellissima iniziativa. Questa volta mi toccherà passare, ma la prossima ci potrei essere. Mi piace la filosofia. Peccato per questa volta, ma bisogna appoggiarsi a questi appuntamenti qua. Quando c'è l'evento, bisogna provare. Sarà per la prossima. Oh, yes. Luca, ti saluto. Ciao anche a tutti quelli che si sono Grazie connessi. a tutti. Ciao, un saluto. Mi fa ridere il Fatevi avanti. saluto Così che con le con le stimmate. Oddio, ho perduto un stimmate. AirPods. Ciao a tutti e ci sentiamo per le prossime cose. Ciao. Ciao, bye bye. Ciao.